Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Styles alla regia e vi aspettiamo su www.radiostyles.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera caro Saiuz su radiosaiuz.it. Ritorniamo come ogni giovedì, caro Saiuzzolo, con l'appuntamento classico, solito, del giovedì sera con Social Evolution. Questa sera, come ormai avete imparato a conoscere, andremo a scoprire chi si nasconde dietro queste pagine social più seguite, anche insomma le preferite dalla rete. Dopo insomma questa sigla iniziale che vi andavo un pochino a raccontare che cosa faremo questa sera, tra l'altro sigla che, come dico sempre, caro Saiz, cambierò. Io carissimo, prima di introdurre come al solito gli ospiti, ti passo la parola per salutare anche gli ascoltatori. Prego Saiuz. Grazie Luca, buonasera a tutti quanti e buonasera a tutto il condominio di Radio Saiuz. Io entro soltanto per fare la lista della spesa, quindi questa trasmissione hai notato caro Saiuz che sono sempre più sintetico nella presentazione, faccio poco, sempre meno, sì. Ormai ho imparato a meno lavoro, meno meglio è. Prego. Ma non molto, non la farai proprio più la presentazione, sembra. Bene, allora un caro saluto anche gli ospiti di questa sera, poi tu li presenterai. Allora ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre dirette, va a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso, Modena Noi Radio da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, ovviamente anche sulle nostre radio sul sito radiosaiuz.it e siamo presenti sulle web tv sul canale YouTube, canale Facebook e sul sito radiosaiuz.it. Io la lista della spesa te l'ho fatta, caro Luca. Fatta, un abbraccio, sicuro, l'arte l'hai preso, il pane pure. Ok, perfetto, abbiamo tutto. Scherzi a parte, come dicevamo, non ci siamo solamente noi, chiaramente, a parte il grande grosso Saiuzzolo, c'è il sottoscritto e ovviamente c'è anche, dal punto di vista dello staff, anche testa di casa, però l'assistente alla regia. Importante perché appunto mi girerà le domande che voi potrete fare sia su Facebook sia sul sito, insomma su tutte quelle piattaforme che accennava poco fa Saiuz nella lista della spesa. Detto questo, carissimo, sono passati neanche 3 minuti dopo di questo cappello introduttivo e quindi finalmente possiamo dare spazio e voce agli ospiti di questa sera. Questa è una pagina che ho scovato su Facebook e insomma una pagina che tra l'altro sta riscuotendo un grande successo anche perché tratta un argomento a me molto caro. Ma prima di entrare nel merito, anzi non voglio rubare la scena a nessuno, quindi do subito la parola agli ospiti di questa sera. Intanto ti anticipo, caro Saiz, che sono 4 donzelle. Ciao ragazze, come state? Parlate in coro. Ciao. Se vi va adesso. Ciao. Ok, perfetto. Allora, come dicevo anche agli ascoltatori, voi siete in 4, siete in 2 località diverse in questo momento, quindi se ogni tanto ci accavalleremo, gli ascoltatori ci perdoneranno, cercheremo però di mantenere ordine, diciamo così. Non sarà facile, non sarà facile. Innanzitutto, dai, faccio prima una domanda a Caterina, che penso sia la persona con la quale mi sono sentito di più, credo, del gruppo. Cara Caterina, di dove sei tu? Io sono di Prato. Sì. E diciamo che sono la fondatrice della pagina e poi ho accalappiato queste altre 3 ragazze appassionate di cinema. Hai beccato, lei braccate e costretta a seguire la pagina con te. Allora dai, faccio questo giro di tavolo come si faceva tipo alle elementari. Allora Giulia, ciao Giulia, come stai? Di dove sei? Ciao a anche tutti, sono di Firenze io. Una fiorentina e poi abbiamo invece sì, abbiamo invece
in un'altra area, sempre dalla Toscana, Sara e Lisa. Voi potreste anche parlare in coro, che siete tutte e due dalla stessa località, stessa zona? Sì, sì, dalla Garfagnana. È bella questa cosa, che parlano proprio in coro, sai, è fortissimo. Allora, io scherzavo. Allora, per quello che riguarda, quindi insomma, puntata toscana, avete insomma, io uso il plurale perché chiaramente c'è chi l'ha fondata, comunque seguite questa pagina, cara Caterina, e difatti per quello che riguarda questo tipo di pagina, che cosa tratta? Anzi, prima ancora, come si chiama questa pagina? La pagina si chiama C'era una volta Hollywood e naturalmente, come si può ben capire dal titolo, tratta di cinema, rigorosamente di cinema. Perfetto. Cinema, pagine che trattano di cinema ne ho viste tante sulla rete. La vostra però mi ha colpito particolarmente, adesso poi racconteremo anche qualcosa in più. Domanda abbastanza, forse anche banale. Tu nel fuori onda mi diceva che, scusa, nel fuori onda, in realtà anche in onda mi dicevi che hai fondato la pagina, ma di fatti poi pian pianino ti sei fatta aiutare da queste altre tre balde giovani che ti danno una mano. Quanto tempo fa hai fondato questa pagina? Nel bel lontano 14 settembre del 2012, ormai sono 5 anni. Diciamo che esatto, diciamo che è una di quelle pagine, dico la verità, che forse è tra le più longeve che abbiamo avuto ospite in questo programma, in questa trasmissione, perché generalmente spesso scopriamo pagine che hanno 1, 2 anni, 6 mesi a volte, e questo insomma c'ha un po' di annetti sulle spalle e continua però a fare dei bei a essere sempre attiva. Al momento voi quindi come amministratrici siete voi quattro, giusto Giulia? Cambio un po' l'interlocutore. Ma sì, siamo quattro, ci dividiamo un po' i compiti, diciamo che Caterina gestisce il tutto, poi magari Sara si occupa della pagina e io e Lisa invece facciamo le recensioni dei film, di solito più o meno è questa la divisione, poi chiaramente ci aiutiamo oppure alterniamo i ruoli. E effettivamente vi si sta gestendo molto bene. Adesso non so se la divisione, come dicevi, l'ha fatta Caterina o comunque ognuna di voi in base alle sue attinenze. Dimmi pure. Sì, diciamo che è una cosa naturale, penso, è venuta fuori così, cioè non è tanto la Caterina, diciamo che lei è il supervisor, chiaramente, cioè abbiamo sempre bisogno della sua approvazione per tutto, però diciamo che ognuno poi segue un po' anche le sue, insomma, le sue aspirazioni, anche volendo, cioè io appunto spero di diventare una critica cinematografica, quindi sto cercando di esercitarmi in questo, capito, fare recensioni, però chiaramente insomma ognuno ha il suo ruolo, il suo spazio e insomma Caterina è brava perché ci lascia il giusto spazio, esattamente. Diciamo che da questo punto di vista già iniziamo anche, no, a intravedere chi c'è dietro questa pagina. Tu appunto non a caso stavi dicendo quali sono le tue aspirazioni, cosa vorresti diventare. Per quello che riguarda passo in un altro, nella Garfagnana, e chiedo quindi a questo duo Sara e Lisa, perché è un coretto praticamente, questo coro. No, scherzo a parte, quindi da questo lato invece, entrando un pochino a gamba tesa, diciamo così, nella vostra vita personale, voi sì, ok, vi piace il cinema, magari faccio domanda diretta a Sara questa volta, ti piace il cinema, però immagino che, cioè, o forse no, non è solo un hobby, ma forse vorresti che diventasse qualcosa di diverso, qualcosa di più, o no? Sì, infatti spererei di entrare magari un giorno a farne parte, ci si spera. Per adesso sto studiando a discipline dello spettacolo, quindi insomma sempre riguardo al cinema. Insomma, quindi già qui ci state dando delle belle indicazioni su quello che fate non solo sulla pagina ma fuori dalla pagina. Una cosa che adesso invece torno sulla pagina, perché già ero andato un pochino oltre, tornando invece sulla pagina, è una delle cose che mi ha colpito molto, al di là della vostra attività, perché siete veramente attivissime, e questo è un bene, effettivamente è un bene anche per chi la segue, immagino, ma anche ciò che mettete, parlavate di recensioni, oppure i video, o non so che altro. Mi avete parlato appunto di questa divisione che si è venuta a creare, ma prima, e qui torno anche da Caterina, ma prima Caterina come facevi a gestirti questa pagina da sola? Mi occupava un bel po' del mio tempo, cioè,
lo facevo con tutto il bene e tutto l'amore del mondo perché è la mia passione, però sì, naturalmente poi si è dovuto, anche per il bene del pubblico, ho dovuto aggiungere altre persone in modo anche da diversificare gli ambienti del cinema, anche perché gli argomenti del cinema sono tanti, sono vasti, e quindi in modo anche per magari per approfondire o per anche piacere al pubblico, no? Il pubblico è vasto, ha vari interessi. Ah beh, certo, su questo non ci piove. Adesso poi magari andremo anche un pochino a vedere i vostri gusti di cinema, soprattutto ultimamente, gli ultimi anni, o se siete più legati al cinema cult, quello un po' più datato. Ho tenuto fuori qualcuno di voi a cui non ho fatto domande, praticamente, credo, mi sono perso. Lisa, correggimi se sbaglio. Esatto, ti abbiamo lasciato in un angolino, no, beh, semplicemente perché sto cercando un pochino di capire con chi ho a che fare questa sera. Faccio praticamente la stessa domanda anche a te, allora. Se per quello che riguarda appunto la pagina è solamente un hobby, oppure se appunto, come dicevo, con le tue compagne di viaggio, chiamiamole così, c'è qualcosa in più, nel senso magari poi scopro che sei un'attrice. No, beh, per me per ora è assolutamente un hobby, anche perché io sto ancora studiando al liceo, sono la più piccola, infatti mi chiamano la mascotte, quindi per me è al liceo, capito? Sì. Quindi ti faccio una domanda a bruciapelo: come differenze di età non si chiede mai alle signore, però che vi devo dire, questo programma punta anche a far conoscere chi c'è dietro le pagine, no? Quindi come età tu frequenti il liceo e le tue compagne di viaggio quanti anni hanno, se si può dire? Parlate voi. No, ti insultano se... 21, quasi 20. Io per adesso 20. Ok, beh, quindi comunque siamo giovanissime. Ah, beh, allora, quindi è una fascia comunque abbastanza, cioè coetanea alla fine, dai. Sì. Perfetto. Allora, io ogni tanto chiaramente ho questo anche compito di dare un occhio all'orologio, perché come vi avevo anticipato, non possiamo, per amor del cielo, va benissimo tutto, però dobbiamo anche inframmezzare questa chiacchierata con qualche brano musicale. E questa sera, caro Saiuzzolo, dimmi pure. Ti sto tenendo da parte, ma so che no, ci sei, bene, no, respira, ci sono, dimmi, batti un colpo, ok, ci sei, e dimmi, no, perché poi mi preoccupi, capito? Perché se poi non si fa sentire, lo tengo lì al cantuccio, ma poi se vuoi faccio venire da Gisa. Cosa ci fai ascoltare questa sera? Quel brano che tu mi hai mandato nel fuori, una mezz'ora fa che ho perso, vero? Tanti anni fa, insomma, l'hai perso, sì. Esatto, benissimo. Quindi se tu non me lo vuoi rimandare, quindi lo improvviso. No, l'ho trovato, stavo bravo, scherzando. Ecco. In realtà no, forse ho capito qual è, spero sia quello. Allora, questa sera, lo dico agli ospiti, ma anche agli ascoltatori, questa sera noi manderemo dei brani reperiti da questa piattaforma che si chiama Jamendo, che è una piattaforma Creative Commons, ovvero dà la possibilità anche network di avere appunto brani liberi e che appunto possiamo far girare senza appunto dogmi imposti, diciamo così, da altre piattaforme come SIAE o quant'altro. L'ho detto malissimo, ma è uguale. Quindi questa sera mandiamo come primo brano questo artista, si chiama Ralph G con Anthem for the Hard Rock. Non so che cosa ho detto, quindi caro Saiz, manda subito il brano e facciamo conoscere questo artista che immagino voi non abbiate mai sentito. Prego Saiz. Partito il brano. We'll be right back.
E se non siete ritornati a guardare Sanremo questa sera, ci state quindi ascoltando qui su radiosites.it con Social Evolution. A proposito di Sanremo, caro Sites, non so se tu hai visto, adesso faccio un piccolo off topic, come dicono quelli bravi, non so se hai visto la puntata di ieri, però sembra che stia andando anche bene, questo mi fa piacere. Non che mi piaccia la manifestazione in sé, l'evento in sé, però comunque... No, è sempre un evento che fa parte della nazione, insomma, ci siamo legati in qualche modo, si odia e si ama. Noi come radio effettivamente dovremmo parlarne un pochino di più, non lo facciamo mai abbastanza probabilmente, non lo faremo questa sera sicuramente, però diciamo che mi piaceva l'idea di dare qualche nota, ecco, in questo ritorno in onda. Tornando invece a noi, spero che il brano, lo dico chiaramente agli ascoltatori, vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, lamentatevi con Saius perché l'ha selezionato lui. Chiusa parentesi. Tornando invece a C'era una volta Hollywood, questa pagina Facebook che appunto parla e racconta di cinema, e lo fa in una maniera molto non particolare effettivamente, però molto attiva e con dei post assolutamente interessante, che si fa anche fatica poi a non seguire, no? Perché ovviamente tra aforismi, citazioni, recensioni ce n'è veramente di tutti i gusti. Faccio un attimo mente locale per chi si fosse collegato solamente adesso, che questa pagina è creata appunto da Caterina nel lontano 2012, adesso a distanza di 5 anni ha raggiunto numeri potentissimi. A quanto siamo arrivati, cara Caterina, come fan, follower, like, chiamali come ti pare? Siamo sui 60.000. Urca! Il numero preciso non me lo chiedere, sono tantissimi. Diciamo, c'è giusto un paio. No, beh, complimenti, quindi, complimenti per i numeri che, come ti dicevo anche nel fuori onda, effettivamente stanno dando ragione a quello che credo fosse solamente un hobby 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa. Credo, non penso che tu avessi già questa idea di questi numeri. No, è nata come, naturalmente, come penso la maggior parte delle pagine, come tipo una specie di blog personale dove magari sfogare e parlare delle proprie passioni, ma non pensavo minimamente di arrivare a questi numeri. Soprattutto arrivare in questi numeri, e da quello che vedo, seguendo anche la pagina, vedo, ho notato effettivamente che anche il rapporto con i fan è buono, nel senso che tra commenti, like, è sicuramente molto seguita, c'ha un ottimo, diciamo, zoccolo duro, cioè un bel gruppo di persone che vi segue costantemente. Come collaborazione con altre pagine, magari qua cambio, come al solito faccio cambio interlocutore, lo chiediamo a Sara, la più giovane, come se non mi sono sbagliato poi perché non vorrei essermi sbagliato se sia la più giovane. Ecco, sapevo che era da quel lato lì, però mi sono confuso. Allora comunque lo chiediamo a Sara lo stesso, in tutti i casi. Quindi dicevo, Sara, come collaborazione con altre pagine, trattando di cinema, essendoci molte altre pagine che trattano di cinema, ce ne sono, no, ce ne sono state? A riguardo dimmi, lascerei parlare o Caterina o comunque, non so, Lisa, perché no, io è da veramente poco che faccio parte di questa pagina, quindi non saprei rispondere effettivamente. E notare che poi quando... veramente la manager Caterina, cioè veramente queste cose si occupa soltanto lei di come okay, relazionarsi con le altre pagine. Noi siamo più per gli articoli e post, però poi più là di lì non ci andiamo. Ho capito, quindi diciamo, si fa di tutto, Caterina, per sbolognarti questa patata bollente, ho capito. Allora, è stato bello comunque quando Sara ha detto no, e magari Lisa subito no, cioè, se manca la vestita ti ho ammazzato il gatto. Allora, quindi, allora Caterina, ritorno a te, mi spiace, che ti devo dire, ti terrò in silenzio per il resto della puntata, se vuoi, no, scherzi a parte. Quindi come collaborazioni ti faccio allora questa domanda, che volevo anche essere abbastanza seria, tra l'altro. Come collaborazione avete, ce ne sono, se ne sono state, com'è? Per il momento no, anche perché penso che il rimanere proprio singoli, da soli, penso sia un punto di forza anche quello. Sì, e questo già è un, diciamo, un rispetto. Io poi chiaramente faccio sempre un paragone automatico, quasi un automatismo, con passati ospiti di questo programma.
Talvolta infatti c'è anche questa cosa di dire no, bisogna fare collaborazioni per aumentare i like, no? C'è questa fame quasi di fan, oppure altri che appunto dicono no, preferiamo andare da soli, perché nessuno ci condiziona. Meglio avere un pubblico minore, però che ti segue, piuttosto che un numero alto, e poi magari la gente, trattando anche un argomento abbastanza nello specifico, è bene avere un pubblico fedele. Esatto, no, sono d'accordo su questo, guarda, sono d'accordissimo, penso come chiunque. Ti chiedo una cosa, stavolta faccio, non so chi fa la domanda effettivamente, perché abbiamo già risposto Peppino, non so se è un nome di fantasia, ma si firma così, Peppino da radioscience.it, dalla chat ci scrive: ciao a tutti, volevo chiedere alle ragazze come è nata la pagina, cioè qual è stato l'input per aprirla. In realtà Caterina credo che ci ha già risposto dicendo che era una sorta di blog, no? Cioè una sorta di metto i miei pensieri relativi al cinema, giusto? Esatto, okay, sì, è nata così, per passione, anche perché non, diciamo che non avevo molta voglia di studiare, dovevo trovare un hobby, e quindi è nata questa pagina. Posto. Allora, ma hai detto mamma non ascoltare la puntata stasera, mi raccomando. Ok, ottimo. Sempre dalla chat, così esaurisco anche queste domande che sono arrivate poco fa. Federico ci chiede, tra l'altro saluto Federico perché è un nostro assiduo ascoltatore, ci dice: chi si occupa maggiormente dei post e qual è il vostro film e genere preferito? Questa è una domanda che effettivamente potremmo starci per tutta la puntata. Chi si occupa maggiormente dei post, un pochino me l'avete raccontato, no? Che vi siete divisi i compiti, giusto? Sì. Giusto. Ok, ecco invece la domanda forse un po' più personale: film e genere preferito. Stavolta magari partiamo da Giulia, che sì, ci eravamo tra virgolette dimenticati, cara Giulia. Rispondi pure a Federico se ti va. Allora, diciamo che è difficile trovare un film preferito, perché comunque essendo un'appassionata di cinema, cioè mi piacciono quasi tutti, diciamo, quindi cerco sempre di trovare un lato positivo in tutti i film che vedo, insomma. Però diciamo che, allora, se devo pensare ai film che mi ha fatto appassionare al cinema, penso agli Intoccabili di Brian De Palma. Poi andando avanti, diciamo, con la mia passione, ho scoperto altri film anche magari che insomma un pochino più cult, diciamo, anche se è già un cult l'Intoccabile, però diciamo più anche degli anni 70 o queste cose, e quindi direi Il Cacciatore. Comunque insomma, quindi un genere drammatico, diciamo. Quindi complimenti comunque per i gusti, no, veramente. Non te... No, beh, anche poi faccio sempre un rapporto, un discorso anagrafico, se vogliamo, perché sai, se parli con Sai, se magari ti porta fuori, non so, l'armata Potionchi o cosa del genere. La corazzata Potionchi. La corazzata, scusami, ecco, sempre la prima gaffa della serata, bravissima. Vabbè. Sai, mentre se invece parliamo di chi ha qualche anno in meno, chiaramente qualche anno, tipo un terzo degli anni, va bene, e allora chiaramente può anche avere gusti differenti. Invece vedo che sui cult ci siamo. Dai, giro anche la stessa domanda a Lisa, che prima non voleva rispondere per le collaborazioni, quindi se dai, così diamo una soddisfazione a Federico. Stessa domanda che esatto, ovviamente dimmi. Cioè, quasi impossibile scegliere un solo film tra tutti quelli che uno però se proprio quando mi fanno questa domanda, io dico sempre mi viene in mente una scena, che è la prima scena di Arancia Meccanica. Io sempre un po' però questo film come riferimento di tutti gli altri, ovviamente un classico quasi scontato, però io più di questo comunque anche qui si va veramente su dei gran cult. Ho capito. Allora, insomma, abbiamo iniziato, caro Stais, a conoscere un pochino queste quattro ragazze che appunto hanno, partendo da Caterina, aggregandosi tutto il resto, insomma, sta diventando una bella truppa con anche un bel seguito, quindi ne abbiamo già parlato ampiamente. Caro Stais, cosa ne pensi di questi ospiti questa sera? Ma mi sembra innanzitutto sono molto spigliate queste ragazze, quindi molto, come si dice, insomma, frizzantine, ecco, come uso dire io. Soprattutto nelle risposte, guarda, partono tac 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 tac, sai, ti danno, cioè non mi danno, essendo ragazze mie, essendo io insomma ho una veneranda età, faccio fatica a seguirvi, andate troppo veloce per me nelle risposte, quindi io ho un solo neurone, perché la mia età ormai insomma supera quella di
diciamo del vecchio del gruppo TNT, se avete mai letto quel fumetto, insomma, che non si sa, lui conosceva e veniva dagli antichi romani fino ai giorni nostri. Sai, se sono esperto di cinema, però non di fumetti, perché lo so, però TNT hanno fatto anche dei film sul gruppo TNT, quindi non so se l'hanno mai visto, però sono troppo vecchi forse. Allora, sono fatta sta carica frizzantina, però insomma l'ho vista e l'ho letta anche un po' nei loro post che oggi mi sono permesso di andare a vedere. Ti sei permesso di fare ciò? Sì, sai, insomma, ogni tanto anch'io devo da qualche parte. Il cinema mi piacciono i film, ovviamente, per questo. E sono andato a vedere. La cosa che mi ha più incuriosito è il fatto che sono una caterva di compleanni che avete messo ultimamente. Sono troppi. In un post, non mi ricordo qual è, c'è la data di nascita, ma non quella di morte. Fantastico, senti, una cosa. Ma no, questo adesso le incuriosite perché ci vanno a vedere. Federico, se mi stai ascoltando, vai a vedere la pagina delle ragazze. C'era una volta a Hollywood e trovami quel posto dove c'è la data di nascita, però manca la data della morte. Nelle altre, dove il personaggio. E forse non è ancora morto. C'è anche no, perché il personaggio è morto. Sai, c'è questa eventualità comunque, se io non tutto non può succedere nella vita, però è così. Allora, dicevo, appunto, sta caterva di compleanni eccetera, perché mettete quegli spezzoni di video così ripetitivi e non qualcosa in più? Aspetta, lo dobbiamo stai fare questa domanda. Delle GIF? Le GIF, esattamente. Lo facciamo questa scusate domanda. Scusate, io sono ignorante, chiamavo GIF, però se si dice GIF hai ragione. Non lo so, boh, io sai con l'inglese non è che c'ho tutta questa... Guarda, io conosco poco l'italiano, quindi figuriamoci l'inglese. Andiamo bene, a posto. Senti, quindi a chi la facciamo questa domanda? Chi si occupa delle GIF? Penso tutte. Sì, ne tutte. Ah, perfetto. Vai, Sara è tua. Ok, questa è della Sara. Cioè, utilizziamo più GIF o GIF perché ci piacciono di più. Non lo so, le vediamo più... attraenti forse, ma al pubblico piacciono, ho notato, sì. Perché magari fanno vedere un piccolo spezzone di film e gli ricorda poi l'intera scena e penso che gli piaccia, okay. Più che la foto statica, via. Sì, esatto, perché poi comunque l'importante è che attiri anche, no? Innanzitutto faccio complimenti a Stavis perché generalmente non si va mai a guardare le pagine degli... vabbè, lui chiaramente guarda l'aspetto tecnico della trasmissione e anche della radio, e però per quello che riguarda quindi gli ospiti, lui non si va mai a guardare le pagine degli ospiti se non durante la diretta, per così tra virgolette capire anche di cosa si sta parlando e quant'altro. E quest'oggi invece vedo che oggi pomeriggio insomma mi confermi che sei andato a vedere C'era una volta Hollywood su Facebook, proprio a cercare mi sono di permesso, no, ho detto mi sono permesso di andare a vedere. Ah, addirittura, scusate, sì. Mi sei permesso. Chiedo venia, è stato bellissimo. Senti, ma questo c'era comunque una volta consiglio Hollywood, la pagina a tutti i nostri amici, insomma, di andare a vedere, a leggere e soprattutto di commentare possibilmente. Esatto. Ma questo C'era una volta Hollywood, Caterina, è un po' nostalgico anche come nome, se vogliamo, per una pagina, o sbaglio? È fatto volutamente questo titolo che rimanda al passato, anche perché esatto. Diciamo, io mi sono appassionata al cinema con naturalmente i film cult, anche perché quelli che sono ormai diventati cult perché d'un tempo sì. Io già da piccola mi guardavo i film in bianco e nero, quindi non potevo fare altrimenti. Ah, però no, questa cosa è interessante perché mi viene quasi da pensare che quindi il cinema d'oggi, quindi qua stiamo un pochino facciamo un discorso parallelo alla pagina, nel cinema d'oggi forse non trovi forse, ma questo poi è sempre, c'è così tanto materiale che poi qualcosa si trova sempre, e nel cinema d'oggi appunto non si trova quello che si trovava in quello che poi è diventato cinema cult, se vogliamo, diciamo. Questa è una sì. Domanda potrei dire di sì, perché diciamo che se guardiamo quello che sta al cinema adesso, vediamo o remake o vediamo film d'azione dove non ci sono altro che esplosioni, dove diciamo quello che prima caratterizzava il cinema era la trama, invece adesso sta, diciamo, si dà più spazio all'azione che alla trama, diciamo così, purtroppo aggiungerei. Ok, e per quello che riguarda invece
quindi questa sera parliamo di cinema alla fine, abbiamo capito. Per quello che riguarda invece Giulia, la stessa domanda però rispecchiato nel cinema italiano, un tasto dolentissimo credo. Ma... sì, infatti, molto difficile. No, nel senso, magari voi che vi state affacciando a, non solo con la pagina ma anche con le vostre vite personali, con i vostri progetti di vita e quant'altro, al cinema... ecco, come questo cinema italiano ha delle speranze oppure ci dobbiamo per forza sempre fermare su cinepanettoni o non so che altro? Ma diciamo che secondo me è vero quello che dice la Caterina, cioè che in generale comunque al cinema oggigiorno vediamo più scene d'azione che storie belle o anche da un punto di vista tecnico proprio povere, diciamo. Però devo dire che ultimamente al cinema, almeno il cinema italiano, qualche sorpresa l'ha data, insomma, tipo mi viene in mente Perfetti Sconosciuti, che cioè, ha una bella sceneggiatura, voglio dire, cioè tutto ambientato in una stanza, però comunque è un film che ti mette anche abbastanza angoscia e ansia, diciamo, quindi ti fa trattenere il fiato. Oppure anche quello con Santa Maria, lo chiamavano Gigrobò, oppure anche Come il vento, Veloce come il vento, mi sembra, con Stefano Accorsi, che mi sembra di aver capito, io purtroppo ancora quello non l'ho visto, mi sembra di aver capito che comunque è un bel film fatto bene e che insomma lascia sperare un po' per il cinema italiano. Esatto, qualcosa, un buon avvenire, anche perché poi insomma gli attori italiani, questo lo faccio poi, in realtà non è neanche una domanda quella che ti sto per dire, ma è il mio pensiero, il cinema italiano, cioè gli attori italiani effettivamente poi comunque all'estero insomma fa vino, insomma riscuotono anche un certo successo alla fine, se vogliamo, quindi insomma non è che poi sì, dimmi, abbastanza dimmi. Cioè provengono più o meno tutti, qualcuno no magari dal teatro, quindi comunque sono validi, cioè non è che sono presi dalla strada, diciamo. No, quindi... cioè, non è esatto, non è che dobbiamo per forza vedere il Colosso all'americano per trovare un buon film o perlomeno anche un'ottima recitazione. Bene, allora, insomma, iniziamo in questa chiacchierata, come vedete, a non parlare solo della pagina, ma parlare, nel vostro caso viene anche semplice parlare di qualcosa attinente alla pagina, proprio perché parla del cinema, che come dicevamo all'inizio è tantissima roba, un mare magno di informazioni, di curiosità e che comunque ha questo denominatore comune che vi appassiona. E abbiamo parlato anche di questi non collaborazioni che avete con le altre pagine, questo forse è una cosa che mi ha colpito, mi piace particolarmente, dico la verità, e soprattutto stiamo anche un pochino parlando di questo gruppo che si è andato a creare pian pianino, adesso siete in quattro. Lo seguite tutte abbastanza bene, anzi molto bene direi, per quello che riguarda i post, il seguito e quant'altro. Avresti bisogno forse di anche a sto punto, visto che insomma 60.000 iniziano di interi tantini, di ampliare lo staff, il team, oppure al momento andate bene così? Questa domanda sinceramente non so chi farla, perché sarebbe forse Caterina, che è quella che dovrebbe avere la visione, no, dell'organizzazione. Esattamente, però effettivamente ti ho riempito di domande questa sera e lasciamo poi dopo da parte, vabbè dai, facciamo la Caterina e poi dopo al massimo ci rifaremo. Ok, allora, naturalmente più gente è, diciamo, meglio è, anche perché per quanto riguarda sia il turno news che queste cose qua si tengono aggiornati in modo assiduo ai fan, e quindi più gente siamo meglio è, però naturalmente deve essere gente valida, non gente raccattata per strada così. La cosa fondamentale è essere appassionati di cinema. Ah no, certo, su questo penso che no, non ci sarebbe, non è che, senti, ti dico, sono guardi tu, no, io gioco i cavalli. Senti, per quello che riguarda, scusa, intanto sento in cuffia il rumore della chat, effettivamente diamo, come vi ho detto, spazio alla chat e poi mandiamo anche un brano. Dalla chat ci chiedono qualche curiosità particolare con i fan, se ce n'è stata. Magari a questa domanda mi rispondete dopo il brano, ma andiamo appunto al secondo brano della serata, perché poi... se non puoi stare, si mi sgrida che non mando i brani con i tempi giusti. Sempre questo artista raccattato, come dicevi, usavi questo verbo, questo artista raccattato da jamendo.com, Brand New Life, e lasciamo quindi spazio alla musica, dopodiché ritorniamo sempre qui con Social Revolution, con C'era una volta Hollywood. Prego Saiuz. I was born to live.
E ritorniamo in diretta, ore 22:41, sempre su radiosites.it, Social Evolution, e insomma avete appena sentito l'ultimo stacco musicale, e quindi adesso andremo dritti fino alla fine della trasmissione. In questa puntata c'era una volta Hollywood, questa pagina dove questa sera cappeggiata da queste quattro ospiti che appunto ci stanno, come abbiamo ampiamente detto, raccontato non solo la loro pagina ma anche i loro interessi che, come avete intuito, sono legati al cinema. Stavamo dando spazio alla chat e ci sono un paio di domande. Innanzitutto qualcosa che riguarda i fan. Prima ho detto appunto se c'erano stati delle, com'era il rapporto con i fan. Dalla chat appunto ci chiedono qualche storia, qualche curiosità che riguarda questo rapporto con i fan. Magari non so se vi hanno stalkerato, non so che altro. E chi la faceva, chi, a chi la facciamo questa domanda? Sara, dicevamo? Sì, a me. Dimmi pure, no. Sara. Dimmi, no, per quanto riguarda i fans, diciamo che non ci sono molte storie da raccontare. I più commenti sono quelli che riguardano gli amici o le amiche, non lo so, riguardo un film o riguardo una citazione, quindi non riguardano noi direttamente. Non lo so, okay. L'unica cosa è che scrivendo dei post magari dobbiamo stare un po' attente a non sbilanciarci troppo, cercare di rimanere il più neutrale possibile, perché capita magari di andare ad attaccare qualche attore preferito e allora in tal caso i fans si arrabbiano. Sbiellano, no, effettivamente sì. È un fenomeno che accade spesso quando vai a... cioè, in realtà accade sempre questa cosa, qualsiasi sì. Sia il tema, ho notato, questa è una di quelle cose che tutte le pagine hanno, c'è sempre quel fan che contesterà per forza qualcosa che farai perché non è di suo gradimento, oppure appunto come era capitato anche recentemente con una pagina che trattava di sport, di calcio, appunto che quando citavi la squadra sbagliata apriti cielo, no? Quindi questa è una cosa che notiamo spesso effettivamente. Una domanda che ci chiedono dalla chat, ritornando alla mia domanda di dire ma perché non o se siete alla ricerca appunto di nuovi collaboratori, collaboratrici all'interno di questo staff, si parlava appunto di requisiti, no? E questo anonimo appunto ci chiede ma per essere validi che requisiti servono? Questa è una bella domanda che potrei fare magari all'ultima arrivata, che appunto era Lisa l'ultima arrivata del gruppo. Sara, sempre Sara. Che cacchio, ma stasera tutte l'ho sbagliato. Dicevo, quindi la rifaccio. No, vabbè, Sara l'abbiamo già fatta. O Lisa o Sara, dai, andiamo da quel lato della Toscana. Va bene, dai. Che requisiti serviranno per far parte di questa pagina? Anche in questo caso è Caterina che sceglie chi vuole. C'è qualsiasi cosa, cioè, è incredibile. Sì, è lei che sceglie i membri, eccetera. Io, per esempio, tipo sì. dall'altra estate che sono nella pagina, sì. Mi ha scelto perché ho pubblicato una recensione sulla pagina. Lei me l'ha letta e mi ha scritto: ciao Lisa, scrivi molto bene, mi piacerebbe che tu collaborassi con me. Semplicemente per questo, perché ha letto una recensione. Beh, insomma, diciamo che da questo punto di vista, come si dice, lungimiranza, ecco, molto lungimirante. Quindi Caterina, ancora te, siamo sempre punte da capo a quanto pare. Quali sono questi requisiti? Perché effettivamente qualche indicazione ce l'hanno appena data. Il saper scrivere, questo sicuramente aiuta. E poi? Amare il cinema, questo è facile. Sì, diciamo che innanzitutto avere un minimo di dimestichezza con i social, diciamo così, sia per quanto riguarda Facebook che Twitter che Instagram, visto che siamo su vari canali, e poi niente, essere appassionati di cinema, piacere il cinema alla follia, questo, basta. Ok, rimango sempre sui te per farti una domanda che non è legata alla tua pagina in particolare, ma al mondo social. È una domanda che ormai mi sono abituato a fare spesso ultimamente. Il mondo social, come vedi, questa è una trasmissione in cui abbiamo parlato e parliamo appunto di questi catalizzatori di persone, no? Queste pagine che racchiudono gli interessi delle persone e come nel vostro caso fanno anche tanti numeri. Ma il mondo Facebook e non solo, come... e ancora in maniera più estesa, sembro quasi serio in questo caso, ma effettivamente è una domanda anche abbastanza seria. Per quello che riguarda l'oggi, attualmente, voi siete abbastanza giovani, però effettivamente avete visto in questi anni cambiare
cambiare le cose con l'avvento non tanto di internet, che già esisteva, ma soprattutto di Facebook, i vari social network e quant'altro. E questa cosa quanto sta condizionando, se vogliamo, le nostre vite? Questa domanda a chi è stata posta? Ah, scusa, lo facevo a te perché tu hai visto quanto può essere cambiata la tua pagina dal 2012 ad oggi, quindi magari hai la percezione un po' più diretta anche okay. di quanto le persone stiano anche fisicamente, cioè col tempo, sui social, Facebook e quant'altro. Quindi, insomma, la domanda era se secondo te siamo nella direzione giusta, se... il passo dei tempi, insomma, è destino che vada avanti così, oppure se effettivamente forse stiamo esagerando, forse ci servirebbe qualche freno, se vogliamo, perché io spesso, non so se ti capita, quante volte magari in metropolitana e in pullman vedi queste quante persone che hanno il cellulare in mano e continuamente, ormai fa parte quasi, è un appendice dell'essere umano, no? E questa cosa come la vedi? Cioè, ti piace, oppure magari potremmo anche fermarci un attimo e riflettere su questa cosa qui? Diciamo che l'utilizzo in particolare di Facebook sta diventando un po'... Ora, sembrerò scontato e banale, perché moralmente è così, però se uno ci pensa, davvero, se staccasse il telefono per un attimo, se non staccasse internet, magari non si sente obbligato a condividere tutto ciò che sta vivendo. Cioè, non lo so, magari si vive gli attimi così della vita, se li gode appieno. Esatto, questa è una bella visione, effettivamente, che è una cosa che, insomma, cerco paradossalmente, pur parlando di social, di pagine social, è un messaggio che vorrei anche ogni tanto lasciare, nel senso di dire, fermiamoci e ragioniamo se effettivamente è necessario passare tutto quel tempo sui social. Poi chiaramente questa cosa è controproducente, perché come voi magari è una pagina che no, vi tirate la zappa e ci fermiamo, però... Hai capito? È come tipo la Coca che dice non comprate Coca-Cola. Non ha molto senso. No, però effettivamente se ci ragioniamo non è poi neanche così sbagliato. Senti, vorrei farla a te questa domanda, ma non sarebbe corretto, se no poi faccio sempre tutte le domande a te, non va bene. A Giulia, sì? A Giulia chiediamo cosa ti aspetti da questa pagina, o meglio, da quando sei entrata all'interno di questo staff, di questo team, e hai visto comunque questa crescita, e hai visto, insomma, che di strada ne avete fatto un bel po'. Dove pensate di poter arrivare? Non parlo solo di numeri, ma anche, non so, progetti futuri o non so, o se vivi alla giornata. Ascolta, allora, diciamo che anche io sono tra le ultime arrivate, cioè nel senso, io ho conosciuto Caterina all'università, siamo compagne di studi, diciamo, e quindi niente, mi sono aggregata anch'io a questa banda di folli e sì. Quindi diciamo ho visto crescere poco la pagina, cioè nel senso io sono arrivata che c'era tipo 58.000 persone credo, sì. E dopo pochi giorni, per dire, siamo arrivati a 60, quindi ho vissuto questa fase, diciamo, però i 50.000 precedenti no, non li ho visti, diciamo, però sappiamo che insomma vorremmo tutti arrivare a creare un sito web e anche un canale YouTube. Quindi, insomma, sono questi i nostri obiettivi. Piano piano cercheremo di arrivarci e, insomma, speriamo che la gente continui a seguirci. Perfetto, perfetto. Beh, bella questa cosa. Comunque vedo che avete già anche qui le idee abbastanza chiare. Generalmente, quando faccio questa domanda, credo che 9 volte su 10 la risposta è viviamo alla giornata. invece questa volta vedo che ci sono... Vabbè, ma noi donne siamo un po'... organizzatrici, non so se è un bene o un male, però insomma. Esatto. Allora, vedo che ogni tanto sento questi rumori in cuffia, no, che dei commenti dalla chat, che dopo magari diamo spazio. Tornando invece a noi, quante cose abbiamo detto in un'oretta? Un po' meno di un'oretta. Siete in quattro, quindi vi devo fare una domanda che di rito, se avete ascoltato qualche puntata di Social Evolution, sapete che di rito verso la fine della puntata faccio sempre la stessa identica domanda. Non ve la anticipavo, ve la dirò direttamente, perché non abbiamo stacchi musicali in questi 10 minuti, anche perché non ce ne sarebbe neanche il tempo. Quindi direi che potrei già andare a farvi questa domanda prima dei saluti. Andiamo in ordine come ci pare, magari partiamo da Giulia, che stai parlando poco fa, e poi dopo facciamo un giro di tavolo. Come avete visto,
in questo programma noi cosa facciamo? Andiamo semplicemente a ospitare amministratori e amministratrici di pagine che per vari motivi stanno riscuotendo un certo successo, comunque stanno crescendo, trattano certi argomenti, eccetera. Quindi voi non siete solo amministratrici, però siete anche dei utenti, utenti che a vostra volta seguite altre pagine. Allora, in un programma come questo, di Social Evolution, quale sarebbe la pagina che vi piacerebbe ascoltare per radio? In sintesi, quale pagina mi consigli? Giulia, poi chiaramente lo chiedo a tutte le altre ragazze. Quale pagina mi consigli da contattare? Perché chiaramente io provvederò a contattarli e vedremo un pochino se li porteremo noi in radio. Quindi consigliami una pagina, dai. Ma io, diciamo che sempre riguardo al cinema, seguo da poco, però mi sembra molto interessante, comunque fanno un lavoro abbastanza simile al nostro, però forse da più tempo anche che sono online, probabilmente, non lo so. Sto seguendo la pagina La Scimmia Pensa, La Scimmia Fa, che anche loro trattano di cinema e lo fanno, cioè condividono cose interessanti, anche divertenti, quindi consiglierei, sì, quella. Perfetto, e faccio la stessa domanda a Caterina, che ce l'hai come compagna di banco, e poi passiamo nell'altra area della Toscana. Prego. Allora, questa domanda mi mette un po' in crisi. Allora, diciamo. Non per forza, no, magari forse non l'ho specificato, non per forza di cinema, chiaramente, nel senso anche qualche altro contesto, se volete, indifferente in questa domanda l'argomento trattato. Diciamo che io su Facebook seguo maggiormente pagine che comunque trattano il mio stesso tema, anche per rimanere aggiornati o comunque scambiarci idee, e quindi ti direi Cinematograph. Ok, e passiamo di là. Quindi Sara, dimmi pure. Bella questa cosa, siamo quasi in interrogatorio, ma dimmi pure qual è la tua pagina, non ti dico preferita, però che consiglieresti, ecco, da preferire. No, io radio consiglio perché è la pagina di un mio amico, e quindi diciamo sono legata a lui, quindi anche alla sua pagina. Queste raccomandazioni tutte italiane, guarda, è una cosa incredibile. non riguarda il cinema, riguarda, okay, che altro i videogiochi, quindi magari a chi interessa l'argomento, sì, potrebbe essere una bella pagina. È ancora all'inizio, però sì, diciamo che ha del potenziale, e bene, si chiama This Ismaele. Ok, perfetto. E dopo sai se ce lo scriverà in chat, perché lui conosce, sì, l'inglese in maniera approfondita. Insomma, sei rimasta tu, l'ultima del tavolo, sì, dici pure. No, io se devo essere sincera seguo veramente poche pagine, e l'unica che volevo consigliare è quella che ha già detto Giulia, ovvero La Scimmia Pensa e La Scimmia Fa, che è l'unica che veramente seguo perché mi piace quello che pubblica, perché vedo che comunque c'è tantissima passione dietro. Vabbè, bene questa cosa, vedo che insomma questa qua è una pagina gettonatissima, allora vedremo di portarli, non so quando, lo dico agli ascoltatori, non so quando, perché come ormai loro sanno, io contatto tanti, come ho contattato voi chiaramente, tante pagine, tanti amministratori e quant'altro, chiaramente poi sai, deve essere una cosa a doppio senso, quindi se c'è la disponibilità di essere qui questa sera, in un giovedì sera, bene, se chiaramente non c'è, non posso farci nulla. Diciamo però che non ci mettiamo nessun tipo di limite, quindi che se anche una pagina piccolina, appena nata, come mi consigliavate, oppure una pagina già affermata, noi contattiamo, poi dopo si valuta e ci si organizza. Molto bene, carissima, vedo che siamo a 5 minuti dalle 11 e Saius stacca la spina a quest'ora, quindi da questo punto di vista intanto vi ringrazio per la vostra disponibilità questa sera, che è una disponibilità che, non, come dicevo poco fa, non è sempre così scontata. Spero che non vi siate, non dico che vi siate divertiti, ma almeno che non vi siate annoiate, questo è importante. Io come al solito vi passo la parola per, così se volete salutare in questi pochi minuti gli ascoltatori, ma soprattutto i vostri fan, che magari sono abituati a leggervi ma non sono abituati a sentirvi, quindi rifacciamo lo stesso giro, magari è ritroso, no? Partiamo, lasciamo Caterina per ultima in questo caso, perché essendo lei la... Grazie. Esatto. Una volta tanto ti lasciamo per ultima, anche perché giustamente essendo tu la prima amministratrice è giusto che abbia la parola per ultima, quindi ripartiamo da Lisa e poi torniamo. Allora, non saprei veramente cosa dire ai miei fan, comunque cioè,
sono contenta che qualcuno di loro ci stia seguendo e li invito a leggere le recensioni, che poi è quello di cui mi occupo io in particolar modo, quindi a seguire il nostro blog su WordPress. Praticamente anche lo spazio, anche lo spazio marchette che ti fai autopubblicità, autopromozione. Guarda, questa cosa, no, scherzo, stavi dicendo, scusa che poi ti ho interrotto. No, perché comunque vedo molto spesso che molte persone mi commentano poi le recensioni ed è una cosa che mi fa moltissimo piacere, e quindi spero che tutti i fan che mi hanno commentato le recensioni e gli articoli stiano seguendo questa diretta, mi piacerebbe molto salutarli e ringraziarli. Perfetto, ok, andiamo avanti così con i saluti. Ovviamente potete anche salutare Saius se vi va, eh. Ciao Saius. Ciao ciao. Ok, vabbè, vabbè, dai, se Sara o Giulia, Caterina, volete pure prendere la parola, così poi la diamo anche al grande grosso Saius alla fine. No, anch'io, io sono Giulia, sto parlando, sì. Anch'io mi aggrego a quello che stava dicendo Lisa, insomma, anch'io mi occupo delle recensioni, ho iniziato da poco e niente, quindi spero di continuare a interessare le persone e anche farle un po' pensare agli aspetti meno immediati di un film, cioè io cerco sempre di parlare anche magari degli aspetti tecnici, non sono chiaramente un'esperta io, però nel senso magari mi saltano agli occhi perché ho visto tanti film e magari a qualcuno no, ma semplicemente perché magari non guarda un film come lo guardo io, ecco, non per inferiorità, ok, quindi niente, certo. Spero di continuare a interessare le persone, niente, quindi continuate a seguirci perché siamo appassionate. È bellissima questa cosa. Ok, chi resta? Che abbiamo dimenticato, a parte Caterina? O mi sono perso? Sara. Sara, giusto, manca Sara. Sara, vai pure. Vabbè, ovviamente li ringrazio per seguirci così tanti per tanto tempo. E li invito più che altro a seguire e a dare importanza anche a una nuova rubrica che abbiamo introdotto da poco e che riguarda l'horror. Ecco, e che non ha tantissimo successo in questo momento perché ovviamente è nuova, però l'invito a seguire perché insomma diciamo cose abbastanza interessanti. Ok, allora cara Caterina, è il tuo turno, saluto pure gli ascoltatori, fan, Saiuzzolo, chi ti pare? Ringrazio naturalmente voi che ci avete ospitato in radio e tutti i miei fan, perché penso che senza di loro non sarei nemmeno qua. Che belle cose, perfetto. Allora, caro Saiuzzolo, come ben sai, ti lascio il tuo spazio. Non farmi la solita lista della spesa, per piacere. No, ti lascio il tuo nessuna spazio lista. Per salutare le ragazze e gli ascoltatori, prego. Nessuna lista. Io volevo ringraziare gli amici che ci hanno scritto in chat, soprattutto. C'era addirittura Anon 1073 che dice: ragazze, continuate così, non smettete mai. Oppure Anon 3475 dice: avete un questa gruppo enfasi, o non so che per i fan, non so che sto, che cos'è sto gruppo Sì, c'è una domanda in chat, non ve l'ho fatta, ti devono, se avete un gruppo, vabbè, la facciamo al volo, se avete un gruppo WhatsApp però abbiamo un gruppo Telegram e può trovare tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook e vai Din don. Perfetto, sembra tipo la seconda, se l'esse lunga la cassa. Senti, Saius, quindi stavo dicendo, ti rubo la parola, caro Saius, avevi finito perché poi mi sono perso. Ma io finisco sempre, me la togli sempre la parola, quindi va bene. Senti, allora, ciao mamma, ciao papà, braci e baci. Ciao. Ok, dai, brevissimamente, ora ve l'ho già detto nelle corse della puntata, questa sera C'era una volta Hollywood è stata nostra ospite, quindi molto mi ha fatto molto piacere la vostra disponibilità e soprattutto anche quello che avete detto, che non è banale, soprattutto in certi contesti che non riguardavano solamente il cinema. Chiedo scusa agli ascoltatori e anche a voi se ogni tanto mi sono accavallato, o se ci siamo anche accavallati, però talvolta non è facilissimo riuscire a districarsi sulla rete.
applauso chiaramente agli ascoltatori che ci hanno seguito e soprattutto a quelli che ci hanno fatto le domande. Ricordo che questa puntata sarà disponibile in podcast non solo su Facebook, dove appunto è andata in onda anche adesso, ma anche sul canale YouTube di Radio Science. Lo diciamo per tutti quelli che volessero riascoltare appunto questa puntata. Quindi chiusa l'informazione di servizio, grazie ancora, c'era una volta Hollywood. Noi chiaramente con questo programma ci riaggiorniamo giovedì prossimo, dove chiaramente avremo ospite un'altra pagina social. Io chiaramente vi ringrazio anche perché mi avete dato qualche spunto per delle pagine che non conoscevo e che quindi andrò un pochino a conoscere, a scoprire. Una cosa che ho pensato all'inizio e poi mi sono dimenticato, che è sempre così, che effettivamente dal punto di vista anche radiofonico, parlavate del canale YouTube, ma quasi potreste anche avere una rete vostra che vada quasi a trattare solamente di cinema, che sarebbe anche una cosa interessante. Quindi vi lascio non anche questo spunto. Non sarebbe male, non sarebbe una cattiva idea. Esatto, vi lascio questo spunto e poi eventualmente tutto si può fare sulla rete e anche con Radio Science. Chiudo questo momento e grazie ancora, ci aggiorniamo, caro Saiuzzolo, a giovedì prossimo avremo altra pagina Facebook, mi raccomando seguite tutto il palinsesto di Radio Science perché si sta veramente riempiendo di programmi interessantissimi, giusto Saiuzzolo? Giustissimo, giustissimo, giustissimo. L'ultimo nato appunto è una trasmissione tutta in inglese, quindi io mi trovo un po' spiazzato. Condotta da te, chiaramente, immagino. No, scherzo a parte. No, veramente salutiamo tutti gli altri speaker che ultimamente, conduttori, usiamo una parola, conduttori che veramente stanno facendo dei grandi lavori. Questo programma, come avete visto, è molto leggero, molto così soft. Io a quest'ora, tra l'altro, inizio anche a balbettare. Quindi, prima che mi impappino ulteriormente, mandiamo l'ultimo brano di questa sera. Ultimo brano, caro Saluzzo, sempre di questo artista che è scovato non so dove, però non è neanche male, ti dico la verità. Prima ho ascoltato un pezzo, è anche bravo. Ralph G con Here I Am. Prego, Saluzzo, vi do la buonanotte e ciao. Ciao a tutti, buonanotte. Brano partito. To what I've done before, I do regret that my heart was blind for so long with you.